Grazie ragazzi. Allora, proprio cominciamo in modo molto spicciolo. E sono uscita come il video precedente perché era lo stesso giorno. Sto levando i capelli di mezzo e questo sarà un prepariamoci con Marghe. E quindi levo il ciuffo perché altrimenti non mi posso truccare. Ed è un peccato. E nulla, in questi giorni sono particolarmente euforica. Ieri mi dà fastidio questa cosa, oppure se riuscite a sopportare il mio livello di euforia. Troppo zoom. Ok, allora in realtà sono lievemente già truccata, però trasformeremo questo bellissimo trucco naturalissimo in un trucco un pochino più particolare. In realtà, senza un motivo logico, io oggi non devo fare nulla. Tra l'altro inauguriamo il fatto che ho finalmente pulito lo specchio e quindi è tutto pulito. Guardate com'è pulito. Ora c'è un po' di riflesso schifido, però l'ho pulito prima con lo spray sgrassante e quindi finalmente è tutto pulito. Poi vi faccio vedere con l'occasione, ho preso al balzo la palla per farvi vedere due cose, anzi tre. Vi faccio vedere in azione i quattro pennellini che ho preso dal sito Born Pretty Store, che sono questo qui doppio, che ha una parte così angolata morbidina e una parte enorme che non so per cosa useremo. Quest'altro sempre doppio, che ha una parte così per tipo le labbra o lavoro di precisione, e questa parte angolata sempre morbidina ma meno spessa dell'altra. Questo qui è lingua di gatto, che era celeste e quindi non potevo non averlo. E poi questo qui piccolo piccolo piccolo. E quindi vediamo cosa riusciamo a fare. E con l'occasione vi mostro anche un trucco fatto con la palette che ho preso da Martina. Ciao Marti, di Giuliana, la palette quella di Neve Cosmetics. E vi faccio vedere anche il trucco di una foto che ho messo su Instagram, che era tipo uno smokey eye molto leggero sul marrone, che una ragazza mi ha scritto essere molto adatto per la scuola, mi ha chiesto il tutorial e quindi ovviamente io rispondo alle vostre richieste, ragazze, fin dove mi è possibile. Quindi questo è il motivo della mia faccia quasi struccata. Io in realtà vengo da un giorno di scuola, però oggi ho messo soltanto un po' di mascara, matita illuminante all'interno dell'occhio. E poi ho fatto la base col fondo tinta minerale, quindi tipo nulla. E quindi andiamo a rinvigorire il trucco utilizzando appunto questa palette, così vi mostro anche la palette in azione. Allora, come prima cosa, intanto blatereremo insieme. Io preferisco sempre fare questi video rispetto ai tutorial perché sono molto più diretti, per cui mi piace molto di più. Se a voi non piace questa cosa, ditemelo, io non lo faccio più. Allora, metto come base il Painterly di MAC, il Paint Pot, perché ormai è l'unica base decente che io ho in questo momento. Allora, ragazze, io oggi sono particolarmente di buon umore perché non ho tipo compiti per domani e quindi non ho nessun tipo di stress. Cioè, in realtà ce li avrei, dovrei fare latino e un po' di fisica, forse. Non lo so se ci sono compiti di fisica, poi vedo. Però, insomma, latino mi ha già interrogato la professoressa e quindi non mi devo preoccupare più di tanto. Cioè, nel senso, non è che non faccio niente, però lo studio è molto meno approfondito e meno incasinato, per cui me la posso prendere un po' più con calma, diciamo. Infatti sono le 4 e 18, io ancora non ho cominciato a studiare perché è tutto molto tranquillo. Poi stasera c'è X Factor, quindi sono euforica per forza. E nulla, e quindi non devo andare troppo di fretta oggi. Allora, cominciamo. Intanto metto l'illuminante subito sotto il sopracciglio perché oggi va così. In realtà non ho messo illuminante l'altra volta, nell'altro trucco, però stavolta mi andava di farlo. Uso questa parte qui, questo qui è un duo di Essence vecchissimo di questa collezione qua, 50's Girls Reloaded. Questo è il numero 02. E a me piace moltissimo usare questo qui durante l'inverno, questo grigio blu, però stavolta uso questo qua. Che pennello utilizziamo? Utilizziamo il pennello super gigante di Born Pretty Store. Ne prendo un pochino e vado sotto il sopracciglio proprio, in modo molto rozzo. Questo pennello è enorme, però io sono molto attratta dai pennelli a cui non riesco a dare uno scopo nella vita, non so per quale motivo. Io cioè, compro spesso dei pennelli di cui in realtà non so bene che uso farmene. Però poi li uso e mi gaso perché do uno scopo nella vita a questi poveri pennelli incompresi. Adesso uso
Quest'altra parte, che è molto morbidina, si sta anche staccando questo manico, per cui questa sarà una delle prime cose che dovrò rincollare. Prendiamo la fantastica palette e andiamo ad utilizzare. Io non mi ricordo più cosa ho usato per quel trucco. Mi sembra di aver preso questo marrone qua come prima cosa. Questo marrone qui sarebbe, ora ve lo dico qual è, si chiama Texas. Ed è un marrone scimmerino, né troppo chiaro né troppo scuro. Io spero di essere a fuoco. Sì, sono a fuoco. Ne prendo un po' con questo pennello e vado all'esterno dell'occhio, aia. E nella piega dell'occhio con questo pennello. In realtà ho fatto il trucco con degli altri pennelli. E quindi la sfida sarà nel riprodurre un trucco il più simile possibile con degli altri pennelli. Vado praticamente anche sulla palpebra con questo colore. E niente, quindi la sfida di oggi è riprodurre quel trucco più o meno simile utilizzando dei pennelli diversi e senza ricordarmi ovviamente quali colori ho usato. Uso la parte gigante del pennello per sfumare. Mi sto gasando con questo pennello enorme. Adesso prendo sempre lo stesso pennello, però prendo l'altro marrone della palette, che in realtà è un marrone più rossiccio, ed è questo qui che si chiama Tacco 12 ed è tipo bellissimo, è uno dei miei colori preferiti di questa palette. Io ne prendo un po' e stavolta mi concentro più all'esterno, perché mi ricordo di aver fatto un mix di mille sfumature per fare quel trucco. Ora non verrà mai uguale ovviamente, però cerchiamo di farlo il più simile possibile. Quindi vado solo all'esterno con questo colore. Non ho ancora capito lo scopo della mia vita oggi. Stasera intanto c'è X Factor e io adoro X Factor, cioè tipo l'unico programma televisivo che vedo, oltre alle serie TV, perché non mi piace. Non è vero, vedo anche l'eredità con mio padre, perché ci gasiamo a capire quali siano le cose che chiede il nostro amico Carlo Conti e quindi mi gaso moltissimo. Allora, adesso per sfumare uso un altro pennello, perché se uso quello lì enorme diventa un trucco senza un perché, quindi uso un pennello più piccolo, questo qui è di The Body Shop, per dare dei contorni. Dai, più o meno era così il trucco, mi sembra. Più o meno, eh. Aggiungo una piccola cosa che non ho fatto perché mi va di provare quest'altro pennello qua. Utilizzo una puntina minuscolissimissima di nero opaco. Io uso questo qui. Io ho due neri opachi, cioè ne ho tre, però uso soltanto due. Questo qui, che è il blackout della collezione tipo Black and White di Essence, che è vecchissima, però insomma penso che un ombretto opaco ci sia un po', tipo da Kiko sicuramente. Oppure uso quello di Elizabeth Arden che mi ha regalato mia nonna, o volendo c'è anche il blackout della Naked 2, però io uso questo di solito perché mi trovo molto bene con questo ombretto. Uso l'altro pennello doppio, sempre di Born Pretty Store, però questo è sempre angolato ma è molto più piccino e ne prendo pochissimo, giusto in punta, e vado all'esterno dell'occhio, proprio l'angolino, senza fare righe, senza fare cose strane, proprio giusto per varie profondità. Questo è un passaggio che ovviamente potete saltare se volete tenere il trucco sobrio come ho fatto io nella foto. Voi ragazzi, visto che parlavamo di X Factor, chi ti fate? Lo vedete intanto X Factor? Perché so che se non avete Sky è un po' un problema. E non tutti hanno Sky ovviamente perché non è una legge divina. Boh, voi lo vedete? Chi ti fate? Chi vi piace? Io sono innamorata di Lorenzo, il ragazzo quello con la chitarra, perché è tipo il mio Davide di quest'anno. Cioè, a parte che gli somiglia un sacco, ma è proprio il mio Davide, cioè la persona che io più amo, cioè come il mio Michele dell'anno scorso che poi ha vinto. Io lo amavo follemente. Davide, che non me l'hanno fatto vincere, ma sinceramente ha fatto lo spettacolo di Romeo e Giulietta, che tra l'altro io ho visto due volte e andrò per la terza volta a dicembre quando lo rifaranno, perché io, mia zia e mia sorella e i miei cuginetti amiamo quello spettacolo, cioè mia cugina più che i miei cuginetti Marzia e Andrea, non gli frega niente, fratello di Marzia, vabbè. Ha fatto questo spettacolo di Romeo e Giulietta, che è uno spettacolo veramente coi contro VIP rispetto alle canzoncine che ha fatto Chiara per la Vodafone. Ora, ognuno ha i suoi gusti, però a me per esempio Chiara non è mai piaciuta, cioè mi sta molto simpatica per carità, però non mi è mai piaciuta, cioè come voce non mi ha mai fatto impazzire. E quindi non sono, diciamo, molto contenta che abbia vinto lei. Avrei preferito se avesse vinto X.
perché era troppo simpatico. Vi ricordate il rapper molto strano, insomma, mi è sempre piaciuto un sacco lui. E niente, l'anno scorso però con Michele è stata una grande cosa. Comunque Morgan vince sempre praticamente. L'unica volta che ha vinto l'avventura è stato quando è uscita Francesca. Ripasso con Tacco 12, no, non è vero, con l'altro, con Texas, sulla palpebra. Non lo so, quest'anno io tifo assolutamente per Lorenzo e poi mi piace Emma, la ragazza quella scozzese, perché ha una voce tipo che io non so da dove l'hanno tirata fuori questa ragazza ed è tipo fantastica. E poi mi piace moltissimo anche Vivian delle Underdonna e anche quell'altra ragazza che mi sembra che si chiami Elisa, che è la ragazza quella dei 16 anni, quella più giovane, che è tipo fantastica. Diamo uno scopo nel mondo anche al pennellino piatto e lo usiamo tipo per questo ombretto qui all'interno dell'occhio, nell'angolo interno. Questo qui è Route 66. Diamo uno scopo a tutti i pennellini, se no si sentono soli. Questo lo metto giusto qui all'angolo interno. Mi sembra di averlo fatto questo passaggio l'altra volta. Come ultima cosa, dovrei usare questo pennellino piccolo piccolo, ma non ho idea di come dargli uno scopo nel mondo. Per cosa lo usiamo? Lo uso, lo so che ci faccio, prendo Tacco 12, si chiama sì, il marrone caldo, dov'è questo? E lo usiamo sulla linea inferiore delle ciglia, giusto all'esterno. Non mi ricordo se feci questo passaggio l'altra volta, però ci sta bene, secondo me, con uno smokey fare questa cosa. Passo un po' di mascara, sto usando il Dolls di Lancôme, l'Hypnose, che fa delle ciglia assurde e ha un profumo buonissimo, perché sa tipo di acqua di rose, non lo so, un profumo troppo buono. Adesso applico il blush, utilizzo il Sweet Rose della H&M, che sto usando spessissimo ultimamente, mi piace molto. Lo uso con il mio amato pennellino di Alt Technique, anche se in realtà stamattina io ho messo il blush, però non si vede più. Giusto così, per fare finta di essere sane. E poi uso un rossetto che mi piace molto quando faccio questi trucchi molto naturali, perché è effettivamente un rossetto piuttosto naturale. E faccio i contorni utilizzando l'altro lato di questo pennello qua, di quello sottile. Perché per gli occhi sinceramente non saprei cosa farci, e quindi lo uso per le labbra. Prendo un po' del rossetto e ci finisco i contorni. Ed è un rossetto di Lilla Makeup, ed è un rossetto matte, questo è il numero 01, che si trova, se non mi ricordo male, da Beauty Point. Ed è una marca che in realtà io non ho mai visto, cioè ho comprato solo tanto questo rossetto un po' di tempo fa, ma devo dire che non mi dispiace. Poi questo rosetto è carino carino perché è super nude, ma anche un po' rosato, mi piace tantissimo questo rossetto. Questo è il trucco finito, in realtà era una scusa più che altro per blaterare, però così vi ho fatto vedere più o meno come ho fatto quello smokey l'altra volta. Nulla, è un trucco veramente veramente semplicissimissimo, nel senso non è niente di particolare. Io l'ho reso un pochino più scuro, ma se togliete il nero è il trucco che ho fatto io l'altra volta, e devo dire che è veramente un trucco facilissimo, secondo me adattissimo per la scuola, perché io sto qui a ciarlare 6 ore, però è un trucco veramente banalissimo e molto rapido da realizzare. Nulla ragazze, fatemi sapere cosa ne pensate della palette dei pennelli Burberry Store e del mega pennello. E niente ragazzi, io ora devo mettere un po' a posto perché non avete capito la mia scrivania in che condizioni è in questo momento. Metto un po' a posto ed è il caso che io faccia finta di studiare oggi, perché sennò veramente finisco per non fare più niente e non va bene. E nulla ragazze, per cui noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se vi è piaciuto il trucco, se avete qualche richiesta in particolare per qualche trucco. Mi voglio sbizzarrire quest'anno a fare un sacco di tutorial, cioè tutorial di makeup. E niente ragazze, un bacione e alla prossima, ciao!